Purtroppo la bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano non è partita, nonostante gli annunci di un anno fa del governo regionale di centrodestra che diceva che finalmente dopo anni di stallo questa bonifica sarebbe partita. Purtroppo lo stallo c'è ancora, non mi risulta che ci sia un progetto operativo di bonifica approvato, non mi risulta che ci siano le risorse. L'unica cosa certa è che questo centrodestra soffre di annuncite, quindi noi oggi vogliamo riaccendere i fari su questo problema, sulla necessità che si faccia la bonifica di questo sito, perché i rischi per l'ambiente, i rischi per la salute sono noti, sono alti, non possono essere ignorati. C'è un rischio collasso della discarica perché c'è l'erosione del fiume Saline che è vicinissimo alla discarica, quindi noi oggi chiediamo di nuovo delle risposte, perché si continua con le promesse, si continua con gli annunci, ma di fatti concreti non si vede nulla. Chiediamo che si avvii finalmente questa bonifica, chiediamo che il governo non continui a fare la propaganda dicendo, come ha detto a ottobre dell'anno scorso, ci sono le risorse, la bonifica si avvierà, abbiamo risolto tutto, ma non hanno risolto assolutamente nulla. Si stanno perdendo anche delle opportunità per il territorio. I cittadini chiedono che questa area, che questa parte di territorio venga restituita a loro, perché è un'area in cui anche nelle vie di accesso alla discarica continuano da anni l'abbandono di rifiuti e quindi c'è un degrado diffuso che non fa assolutamente bene al Montesilvano, ai cittadini di Montesilvano, ma soprattutto a tutti i cittadini abruzzesi. Se deve esserci un ambiente tutelato, allora dobbiamo vedere dei fatti concreti.